Vita Aberceto, antidoto sereno e salutare alle vicissitudini turbolente delle città d'oggi, sindaco Luigi Lucchi. Sono dei grandi vantaggi che non sappiamo mettere a frutto e quindi è necessario promuoverli nel giusto modo. In montagna c'è soprattutto salubrità, dovuta a un'aria buona, a un'acqua buona, a un ambiente molto alberato, a dei paesaggi belli e anche a una vita tranquilla che non deve cadere nel sonno perché altrimenti sarebbe negativa. C'è dei rapporti umani completamente diversi, non c'è bisogno di telefonare agli amici per trovarsi in un bar, ma è sufficiente entrare nel bar sapendo che puoi trovare gli amici. C'è una vita che oggi viene contrastata tantissimo dal luccichio delle città, da quello che le città offrono anche in termini di lavoro, e noi dovremmo invece promuovere queste cose che sono legate alla salute. Credo che una famiglia, se ce lo può permettere, se se lo potesse permettere, avrebbe piacere di far vivere i propri bambini in territori e in paesi come Berceto e nel comune di Berceto. Poi abbiamo tante carenze che sono legate ai servizi, che però noi dobbiamo cercare di ripopolare la montagna con lavori ben remunerati, con lavori ultramoderni, e dobbiamo pretendere che la tecnologia aiuti prima di tutto le nostre zone. Per tecnologia intendo la banda ultralarga, intendo la ricerca, intendo tutti questi lavori che potrebbero essere svolti meglio in un ambiente pulito come quello che è delle terre alte, come quello di Berceto in modo particolare, piuttosto che in anonimi quartieri industriali o in fabbriche o in uffici al centro delle città sempre più rumorose, sempre più invivibili. Quell'invivibilità che viene anche recepita dagli strumenti che possono stabilire, ad esempio, che la pianura padana è una delle aree con l'aria più inquinata del mondo e che quindi tutto questo influenza notevolmente sulle aspettative di vita, nel senso che si muore molto prima. Quindi noi abbiamo delle qualità naturali che vanno preservate e sulle quali vanno innestate quei lavori ultramoderni, non inquinanti, che ci possono portare dei giovani preparati e addirittura da tutto il mondo per avere quell'aumento di popolazione che possa garantire non solo gli attuali servizi, ma il miglioramento di questi servizi.